Si è concluso alla presenza del segretario generale SLP CISL Luca Borgalassi il tradizionale appuntamento formativo del sindacato dei lavoratori poste della CISL presso un noto hotel catanzarese. Oltre 120 persone al di sotto dei 40 anni e segnalate da tutte le strutture territoriali SLP si sono ritrovate nel capoluogo di regione per iniziare un percorso sindacale all'interno dell'organizzazione. Obiettivo didattico del campo scuola quello di far vivere ai partecipanti un'esperienza di apprendimento attraverso momenti di studio, scambio e confronto su temi che motivino all'impegno nel sindacato, sviluppando un percorso che renda ogni partecipante consapevole della sua adesione, che lo arricchisca di motivazioni valoriali quali identità e appartenenza e capacità cognitive attraverso la conoscenza del modello sindacale CISL ed SLP. Durante la settimana formativa i giovani attivisti hanno incontrato esperti, docenti e sindacalisti, molti temi di riflessione politica per far conoscere la posizione SLP sui principali temi e su cosa si intenda oggi per militanza nel sindacato. Non a caso in questi anni il sindacato in Poste Italiane si è confrontato con mutamenti di enorme portata che hanno attraversato l'intero settore e la tutela dei lavoratori. Privatizzazione, liberalizzazione dei mercati, riorganizzazione e ristrutturazione aziendali, forme di rappresentanza e nuove relazioni industriali sino agli attacchi all'unicità aziendale del gruppo Poste. Rossella Galati per la CNews 24.